Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Conquistador, versione alternativa di cosa sarebbe successo se noi avessimo scelto di schierarci contro Noriega e con i Totonachi. Abbiamo combattuto abbastanza battaglie da queste parti, vorrei che i Totonachi fossero alleati della Spagna, non solo dei sudditi. Noriega aggrotta le sopracciglia. Vi rendete conto di cosa state dicendo? Avete visto quanto è ricca questa terra? Provate a pensare a come la Spagna potrebbe trarre beneficio da tutto questo oro. Con questa ricchezza a disposizione potrebbe dominare sull'Europa intera. Ho preso la mia decisione, non tradirò te, Pictoton. E così sia. Riflette per un attimo, poi appoggia una mano sulla tua spalla con aria di incoraggiamento. Così sia, mi metterò al lavoro per stabilire degli accordi commerciali tra le nostre nazioni. Forse è giunto il tempo per voi di ritornare in Spagna per mettere il re al corrente delle vostre conquiste. Nel frattempo godetevi i festeggiamenti, ve li siete meritati. Più tardi in serata fai il ritorno al palazzo con tutte le tue truppe. Il palazzo mostra ancora qualche segno dei combattimenti, tuttavia è stato ripulito sorprendentemente bene ed è in una condizione del tutto rispettabile per un banchetto reale. Te Pictotone è tornato ad essere quello di prima, si è tolto l'armatura da guerriero giaguaro per indossare una delle vesti di questo l'abbiamo già letto, ti unisci a lui e a tutti i nobili scelti attentamente fra quelli di più alto rango della città nella sala del banchetto, per goderti uno dei pasti più succulenti che tu abbia mai consumato da tempo immemore. Il capotribù è divenuto imperatore, facendo ai suoi servitori di portarti quattro grandi forziere colmi di oro, giada, oltre che di perle e pietre preziose. I tuoi uomini trattengono il fiato dalla gioia, e in tutta la sala del banchetto risuonano applausi ed esclamazioni di gioia. Quando inizia a farsi tardi, tutti sono ormai ubriachi e satolli per lo splendido banchetto, perciò ringrazi più volte l'imperatore per la sua ospitalità e cortesia e ti ritiri nei tuoi alloggi assieme alle tue truppe. Il tuo ruolo è stato fondamentale nella risoluzione del conflitto fra l'impero azteco e i Totonachi. I tuoi uomini sono visibilmente stanchi, non soltanto per il banchetto dell'altra sera, ma per tutto quello che hanno visto e fatto. Potrebbe essere arrivato il momento di tornare alla nave e rimettersi in rotta verso la Spagna. E si conclude se procede così, senza picchiare. Senza picchiare nessuno. Si conclude così super tranquillamente. E ci dice che i prezzi offerti ai mercati Totonaki sono migliorati. Nulla, direi che a questo punto facciamo che continuarla così, così almeno non l'abbiamo vinta a Ruiz. No, qua sono tutti da sistemare praticamente. Però abbiamo un po' di abbiamo un po' di punti esperienza. Farei salire ancora qualcuno a sergente, tipo Velasquez, che ci è servito sempre. Farei Evadi. Gli aumento sia caccia. No, gli metto caccia al massimo. O uno di erboristeria. Va bene. E no, abbiamo qualcun altro da far salire. No, 215. Non abbiamo più punti per far salire qualcuno di livello. Equipaggiamento in più non ne abbiamo, vero? No. Adesso lo riassegneremo appena i soldati saranno un pochettino più a posto. Ho intanto visto che qua c'è un omino che non sta bene, per cui. Ti imbatti nel cadavere di una guerriera che deve essere stata ferita nella battaglia di Tenochtitlan e deve aver cercato di tornare a casa, solo per morire dissanguata nella giungla. Dalle una sepoltura cristiana. Ordina ai servitori di seppellire la donna in una semplice bara di legno e di segnare la tomba con una croce di legno assemblata in tutta fretta. Boh, semplice così, eh? Va bene. Allora, adesso direi che possiamo finire di esplorare la zona. Pensavo che ci fosse poi un'altra parte di trama che ci chiedeva di andare giù al vulcano o cose del genere. Invece no, direi che Expeditions Conquistador è praticamente finito così. Allora, intanto abbiamo un sacco di gente che è mezza morta, per cui tu e tu.
No, gli altri sono a posto. Allora, tu invece che sei gran pattugliatore, ma fai schifo come guardie e tutto, direi ripara l'equipaggiamento rotto. E cerchiamo di farcela andare bene. Abbiamo poca carne, ma ce la faremo bastare. Ah, migliorato, migliorato. Irwenes si è rimessa completamente. Ok, Nekalli ha recuperato 2 punti di equipaggiamento. Allora, per cui 2 punti di equipaggiamento le diamo. Lui, Velasquez è a posto. Pintado è a posto. Poi c'era il nostro esploratore a cui abbiamo tolto tutto. Gliene rimettiamo 2. Allora, Echeverria, non mi ricordo se la... Allora, no. Ruiz gli togliamo tutto che a me proprio guarda. Ruiz non è mai piaciuto. Cioè, all'inizio sì, adesso non più perché... È proprio un rompiscatole incredibile. Daremo a Trevino al massimo, se per caso fosse necessario. Una Ortega. E do a Trevino quello che avanza. 7, quindi qua e 2 qua. Ok. E andiamo giù verso il basso. A esplorare quest'area che non abbiamo esplorato niente in tutto questo. Beh, in realtà sembra che ci siano solo montagne, però. Magari un maialino lo troviamo, no? È difficile trovare maialino in montagna, però. Non si sa mai. No, mi sa che non c'è proprio nulla qua, eh. Ah, c'è un tempio antico in realtà che non abbiamo visto effettivamente mai. Però non so se si arriva da questa parte, se si può giungere da questa parte. Allora, Nekalli, tu fai che pat... No, puoi riparare ancora l'equipaggiamento rotto, perché ne abbiamo rotto un sacco probabilmente. Allora, tu per ora stai di guardia, visto che di guardia... No, beh, pattuglia, guardia siamo abbastanza messi bene, sembra allora. Tu fai che fare un po' di erboristeria perché di medicine le finiremo pian pianino. Ho idea. Questo è trattato da me e questo è trattato da Alvarado, ok. Ok, abbiamo 2 pezzi di equipaggiamento, lo diamo a Trevino. C'è qualcuno che si è rimesso del tutto? Sì, Echeverria. Ottimo, allora proviamo ad andare qua. No, ci fa fare il giro dall'altro lato per andarla. Comunque, vabbè, abbiamo un po' di cose da esplorare effettivamente. Spero di concludere per sempre il gioco. Allora, Echeverria, tu eri molto bravo a fare la guardia, per cui vai di guardia. Mentre invece, vabbè, Irwin sei di pattuglia già. Tu vai di pattuglia perché l'equipaggiamento non è più da... Riparare carne, ok, continuiamo a consumare provviste. Qua vai a cacciare. Tra l'altro avevo letto che c'era un obiettivo in cui dovevi avere 300 unità di cibo. In realtà probabilmente non è vero, mi hanno mentito perché non abbiamo più altri obiettivi, mi sa. Allora, pattuglia, pattuglia, pattuglia. Questo che era bravo di pattuglia invece è ancora da curare, ma è trattato da chi? Da me. Ok, buono. E come equipaggiamento quante medicine abbiamo? 92. Dovremo poi rifare le lanterne appena possibile, ma abbiamo poco olio. Vada. Campo. Abbiamo trovato 4 di olio, ottimo. 10 di carne e si è rimesso completamente dalle sue ferite. Qua continua a riapparire ogni volta sta a fare. Niente. Vabbè, allora. A questo punto, razioni carne 10. Tu vai di pattuglia. Visto che è un bravo pattugliatore. Mentre invece. Lui ha ancora da fare, vero? Sì. Il nostro cacciatore sviluppatore qua. Fai lanterne. 15 di carne, ottimo!
Però una volta che non c'era l'altro a far roba. T'ho visto, t'ho visto. Ok. Ottimo. Ok. Non so perché inizialmente non lo prendesse. Devo vedere qua se trovo dell'olio per caso. Cordano. Cosa vogliono questi? Ce l'avranno con me perché sto andando al tempio? Predatori selvaggi. Mentre attraversa le montagne, la tua spedizione incontra un gruppo di guerrieri selvaggi. Sembrano malnutriti e scarsamente equipaggiati. Ma sono in tanti. Provo questo. Hai visto 5 guerrieri, 3 tiratori e uno sciamano. Sono equipaggiati molto scarsamente e non sembrano in condizioni di lottare. Sembrano morti di fame, capitano. Prova di diplomazia. Capitano, la cosa migliore che possiamo auspicare in termini di dialogo diplomatico è riuscire a instillare il timore di Dio in questi selvaggi e sperare che se la diano a gambe. Qualcosa mi dice che non reagirebbero bene a discorsi di pace e comprensione reciproca. Va bene, ascoltatemi tutti, sparate sulle loro teste e poi sbattete le armi contro gli scudi, i carri e qualsiasi altra cosa per fare quanto più rumore possibile. Niente. Nulla. E allora andiamo con tutti. Pintado, Quintero, Lopez. No, Lopez no, Lopez non è equipaggiato, non è attrezzato. Ha preso, scusa, il mio mediconsolo? Velasquez, Iruene, Secheverria. Perché mi manca l'altro tizio. Vabbè, andiamo così. Non ho ridato l'equipaggiamento al mio. Al mio altro tiratore. Scusatemi, abbiamo vinto contro l'esercito azteco e adesso quattro predatori predoni qua scarsamente equipaggiati ci danno fastidio, eh? Sono solo in 5 se non altro. Ma hai detto che c'era lo sciamano, ma in realtà non lo vedo questo sciamano. Allora, tu vai qua e picchia fortissimo. Poi. Mi dico, mi spiace, ma. Conviene che gli vada addosso. Ma ormai ho un livello di equipaggiamento così alto che probabilmente mi fanno il solletico. Quattro rimanenti, solo questi quattro qua, quindi niente. Oh, non incapacitarmi il mio caro cacciatore qua, che sennò te la vedrai brutta. Oh. Ho tutti sui Ruenes, ma porca miseria. Non è il Ruenes questo. È il mio esploratore. Cura lo stesso così ti darà un attacco d'opportunità. Ah, non l'ha neanche ricevuto l'attacco d'opportunità. Vabbè, meglio così. Allora, tu picchia. Corri, non so che si è prevuto giusto. Sì, penso di sì. Tu vai qua. Pum. Aia.
Aspetta, proviamo a tirare giù questo se ci si riesce. Dato. Ok, dovremmo essere mediamente tranquilli. Procuro un attimo che ha perso un po' di vita, non vorrei che poi mi perdesse dell'equipaggiamento perché è stato ferito. Ok. Vittoria perfetta, ottimo. E tu vedi. Ah no, vabbè. Ok, per così chi sci i cadaveri, 300 tesori, 10 medicine e 4 equipaggiamento. Molto bene. Lo diamo al mio secondo arciere, qua che gli ho dimenticato di dare l'equipaggiamento. Abbiamo 315 di esperienza. Quasi quasi potremmo far salire qualcun altro di livello. Oppure ci teniamo per fare il terzo sergente. Beh, in realtà no, cioè ce n'è ancora. Ah, fermiamoci qua. Allora, non ne abbiamo bisogno. Così mi sembra buono. Come conserva 22? 18? Mareu, quanto ci ha dato quel maialino? 8 di te di carica? Ok. Come si è messo l'antera adesso? Aveva solo più 2, sì. Non abbiamo più olio. Fermo che c'è un tesoro qua, mi sa, eh. Eh sì. Vai là che magari c'è l'olio. Allora, caccia e caccia. Che qua non abbiamo più carne, infatti. Tu non puoi più sviluppare, però non abbiamo più olio. Quante cavolo di carne abbiamo trovato? Quando poco, quando troppo. E abbiamo trovato solo del legname, però. Ok, però direi che visto che è durato abbastanza l'episodio, cioè è durato abbastanza, sono 18 minuti, non vorrei poi sforare troppo. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi perché non l'avete già fatto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.